Siamo con coach Paternoster a commentare la terza sconfitta stagionale dell'Agropoli in campionato, 75-82. È stata una partita dal doppio volto, il quarto tempo è stato spettacolare, per i primi 5 minuti solo Agropoli, per i restanti 5 minuti solo Bisceglie. Sì, solo Bisceglie, perché noi siamo arrivati stanchi alla fine. Sul più 10 abbiamo commesso un errore di gioventù, forse anche di presunzione, pensavamo di aver già vinto la partita, invece le partite durano 40 minuti. Abbiamo, secondo me, comunque sia fatto una bellissima partita. È chiaro, giocare senza Davide queste partite è molto più difficile. Ho chiesto un sacrificio in mano allo stesso a Molinaro, a Birindelli, ma a tutti quanti. A 5 minuti dalla fine, ti ripeto, eravamo sul più 10, abbiamo inseguito e eravamo stati molto bravi. Gli ultimi 5 minuti abbiamo sbagliato, soprattutto non tanto in attacco, ma soprattutto in difesa. Abbiamo concesso due canestri facili, un tiro da tre in transizione che non possiamo prendere in casa. Poi loro, sappiamo il loro valore, quindi alla fine giustamente hanno vinto. Non va bene però assolutamente. Io la vorrei rivedere la partita, non mi riesco a spiegare i 36 tiri liberi tirati dal Bisceglie, 14 nostri. Non parliamo degli arbitri, altrimenti dovremmo stare qui a fare un trattato. Io credo che non siano all'altezza gli arbitri di questa sera, no, per arbitrare la partita. Io non dico che non sono all'altezza, io dico che però su tutti e due i canestri devono avere lo stesso metro arbitrale, quindi è inammissibile. L'avrò detto 10 volte durante la cronaca. È inammissibile che loro, una squadra in trasferta, venga e fa fuori casa tiri 36 tiri liberi, noi solo 14, falli fatti. Non è stato sicuramente, non è stato un buon arbitraggio, così come quando noi sbagliamo, noi coach dobbiamo, i giocatori sbagliano, così a volte sbagliano anche gli arbitri, secondo me sicuramente in buona fede, ma molti fischi proprio strani, ma proprio tecnicamente, mi riferisco a un paio di uscite dai blocchi di Romano, su Romano non fallo, su Torresi fallo, cioè cose un po', ti ripeto, cose un po' strane. Però detto questo, Bisceglie ha fatto la sua onestissima partita, ha meritato la vittoria. Noi, è chiaro che perdere non fa mai bene, però ricaricheremo le pile in vista dei playoff, con la speranza, ecco, di recuperare Davide, che per noi è fondamentale. Senti, però c'era un clima questa sera nel palazzetto da playoff oramai, sembrava, questa è stata la semifinale dell'anno scorso, questa partita è stata a tratti una partita bellissima e c'era un clima da playoff, e questo è il clima che respireremo più avanti. No, sicuramente sarà questo il clima, sicuramente ci sarà ancora più gente, sicuramente noi saremo ancora più pronti. Senti, l'ultima, diciamo che il Bisceglie avevano voglia di vincere questa partita per dimostrare che sono loro i più forti? Facciamoglielo credere senza problemi, diciamo che il Bisceglie è più forte di noi, ma non ci credo assolutamente, poi lo dimostreremo nei playoff. La classifica dice che la squadra più forte dell'Agropoli lo ha dimostrato per i 5 minuti iniziali del quarto. Io credo che ci sia stato un rilassamento, pensando di aver vinto la partita e di pensare, va bene, tanto questa partita che a noi non interessa, gli abbiamo dimostrato che siamo noi più forti, ci rilassiamo, abbiamo preso un parziale di 13-0 che ha fatto il risultato finale. Non è andata proprio così, però sì, su più 10 credevamo di averla vinta, sapevamo invece che le partite, ti ripeto, soprattutto con loro durano 40 minuti, però ti ripeto, hanno meritato la vittoria, noi dobbiamo rivedere soltanto gli ultimi 5 minuti per non commettere poi, quando veramente la palla scotterà, gli stessi errori. Va bene, grazie coach. Comunque non a caso l'assenza di Serino non è da poco, noi non l'avevamo detto, non diciamo, però Serino è uno dei giocatori più importanti di questa squadra, e con dei lungagnoni come Corral, Casares, Drigo e Cena, Serino, tu hai iniziato con un quintetto basso, cioè Romano da 4, quindi era già quella la partenza, era ad vabbè, handicap, diciamo. Bravo, e sicuramente è così. Loro hanno 4 lunghi di ruolo, sono fisici, sono alti, è chiaro che per noi Davide è fondamentale, ma non lo scopriamo oggi, però ti ripeto, speriamo di recuperarlo al più presto. Grazie coach, ci risentiremo. Comunque l'Agropoli è prima in classifica, lo ricordiamo, questa partita contava solo per la gloria, ha vinto il Bisceglie, poi onore al Bisceglie, onore al Bisceglie. E complimenti al Bisceglie e complimenti anche a coach Paternoster. Grazie coach. Ciao Massimo.